dico di avere anzitutto una grande pazienza, di vivere questi giorni senza sprecarli, senza arrabbiarsi, perché tanto quando ci arrabbiamo non concludiamo assolutamente niente e diamo spazio soltanto a sentimenti negativi. E in questo la preghiera, ripeto, la fede, la contemplazione, il lavoro ci può essere estremamente utile. Auguro una buona Pasqua a tutti i miei parrocchiani, a tutta la comunità, ogni comunità dove si trova, ognuno a casa sua, una Pasqua sentita. E non vorrei davvero sentire qualcuno che è una Pasqua meno importante delle altre, perché la Pasqua è sempre la risurrezione, e anche quest'anno Pasqua vuol dire un passaggio. Che sia davvero questo momento, che è un momento così difficile, drammatico, ma nello stesso tempo, nonostante le distanze, che sia una Pasqua che ci consente di fare un passaggio ognuno nella sua vita. In questo tempo che ci viene donato, allargare le possibilità di bene. Ognuno di noi dov'è? In casa, se lavora fuori, allargare le possibilità di bene. È questa la nostra vera opportunità in questo tempo. Cosa che esorto è veramente che la Pasqua cade anche se non ci sono i segni consueti delle celebrazioni. Ci sono i segni attraverso la televisione, telepace, i segni del Vescovo. Stringiamoci a Lui e crediamo che la grazia della Pasqua avviene comunque. Gesù risorto continua a risorgere, la forza del suo amore ci dà, ecco, la possibilità di guardare avanti con speranza e con gioia. Cari parrocchiani, come si dice all'inizio di tutti i discorsi, intanto vi ringrazio dell'atteggiamento responsabile che state avendo. Io quando passo quelle poche volte che esco e vedo la piazza vuota, dice che davvero abbiamo preso sul serio quello che è la situazione. Vi chiedo ancora di unirci nella preghiera, che a casa abbiamo tanto tempo, ed è il momento di riscoprire una preghiera, quella proprio in cui dal cuore chiediamo al Signore che ci liberi dal male. Vi chiedo anche di cogliere questo tempo per la riflessione di che cos'è il nostro tempo, una riflessione dove ci inviti davvero di più a riscoprire la comunità che stiamo costruendo in questi anni. E vi chiedo ancora appunto di essere solidali con tutti quelli che invece sono in difficoltà. La nostra comunità può farlo, lo può fare, lo può fare bene e credo anche abbondantemente, perché la nostra comunità deve essere fatta di fede, speranza e carità. Vorrei innanzitutto far sentire la mia vicinanza, quella della comunità cristiana, soprattutto penso ai malati, alle persone anziane che sono sole, ecco, vorrei far sentire, ecco, la mia vicinanza, quella della comunità cristiana e soprattutto, come dire, ripeto, essere certi che un legame interiore credo che ci sostenga anche nei momenti di prova fisica, di sofferenza, ecco, di isolamento, ecco, sapere che tra noi, ecco, c'è un legame, ecco, che credo che vada al di là, ecco, di ogni emergenza, ecco, di ogni momento difficile. Quindi un saluto caro a tutti, ecco, nella speranza di rivederci presto. Ci vediamo presto. Non ho messaggi particolari perché tanto ci sono in mezzo. Grazie. Allora, a presto. Grazie e buona settimana santa. A te e a voi tutti. Io ci tengo a dare un saluto, io non so, sento che alcuni seguono Telepace con fedeltà e voglio salutarli tutti, soprattutto i nostri anziani, i nostri nonni che abbiamo nelle varie parrocchie e che adesso purtroppo io non posso andare a trovare,
piacerebbe, ma non è possibile per me come per tutti, ecco. E un caro saluto a tutte le persone che conosco e che mi conoscono, ecco, e tutti i parrocchiani della collina e della città, eh. E grazie a te, pace. Voglio salutare tutti i parrocchiani, ringraziarli perché si avverte tantissimo questa comunione che stiamo vivendo insieme dentro questa fatica. Voglio ringraziare anche per tanta generosità che in questi giorni sta emergendo, e questo mi commuove perché è un momento appunto dove la paura è tanta, però la carità non sta venendo meno. E quindi un grazie di cuore perché, ripeto, questa comunione, questa fraternità la si vive. E poi il ricordo è certamente ogni giorno nella preghiera, nella celebrazione dell'Eucarestia. Come ha detto il Papa, in questo momento l'Eterno Padre non toglie magicamente questo male, ma ci dona Cristo. Ecco, questo penso che sia la cosa più importante. Il Padre in questo momento non ci lascia soli, ma ci dona Cristo. E quindi allora con Cristo possiamo realmente aprirci e afferrare questa mano e cominciare realmente a riprendere questo cammino in casa, però che non siamo soli, perché Dio realmente non ci abbandona. Il cammino del credente, il Papa ce lo diceva, è un cammino di preghiera e di servizio. Ed è vero che allora la nota, la caratteristica, un po' il colore che assume quest'anno il nostro cammino pasquale sia davvero il cammino della preghiera, e avremo molte occasioni di poter pregare insieme attraverso anche i mezzi di Telepace che ci mette in comunicazione e attraverso anche i gesti del servizio. Il gesto del servizio quotidiano, familiare, ma del servizio che si fa attento e aperto con il cuore a tutte le altre necessità. La preghiera diventa quello che è l'elemento essenziale in questo tempo qua. Credo che i tempi di prova ci in qualche modo ci costringano ad andare all'essenziale, e anche la preghiera più semplice diventa però quell'esperienza che è capace di sostenerci nelle singole giornate, mi viene da dire, per poterle affrontare una dopo l'altra. Allora, in questi giorni, seguendo un po' alcune trasmissioni, i vari telegiornali, vedevo che nei ricoveri anche gli anziani si sono attrezzati a salutare, entrare in comunicazione con i propri parenti, e che a volte attraverso lo schermo ci si dice cose che normalmente non ci si dice, e credo che questo sia vero. E quindi ti ringrazio, Fausto, dell'opportunità per salutare tutti i miei parrocchiani, tutte le persone che conosco, per dire che ogni giorno, celebrando l'Eucarestia anche con la chiesa vuota, ecco, so, guardando le panche vuote, posso riempirla di volti la mia chiesa, ricordando tutte le persone dove si siedono, le famiglie, i bambini. Ed è un momento per me molto bello, di comunione, dove veramente ricordo tutte le persone in quel momento così centrale, così fondamentale, ecco, della mia giornata. Quindi li porto tutti nel cuore. Vi voglio bene a tutti e penso che questo tempo ci dia l'opportunità per rivederci con una rinnovata passione e un rinnovato desiderio. Un tempo da spiegare anche ai ragazzi, alle famiglie, ai bambini, che siamo in casa per una cosa buona, che è aiutare gli altri, che aiutare gli altri a non ammalarsi, addirittura anche a non morire. Ecco, quindi ogni secondo che passiamo in casa è un atto quasi d'amore, di bene, di attenzione, e quindi un sacrificio che dà speranza a quante persone hanno potuto vivere per il nostro stare in casa, cioè dare una motivazione profonda. Secondo me
L'importante è che non ci dimentichiamo di Gesù e della nostra fede, come dice anche nella lettera il Vescovo, motivando che in questo momento stiamo facendo delle rinunce per il bene di tante persone. Io li saluto con tanto tanto affetto, abbiamo alcuni modi per tenerci in contatto, quindi chiedo perdono se invado alle volte i cellulari, i telefonini delle varie comunità, dei figli, dei discepoli e dei giovani, però niente, approfitto di questo strumento così, così bello e importante per salutare tutti i parrocchiani della zona pastorale di San Salvatore, ovvero Brecanecca, La Costa, Monticelli e San Salvatore. Bene Stefano, allora ti chiedo un'ultima cosa, se vuoi dire qualcosa ai tuoi parrocchiani, hai l'occasione di parlare loro, cosa, che messaggio vuoi dare, cosa gli vuoi dire? Sperando non sia solo una parola e retorica, che gli voglio bene. Grazie. Ecco, io vorrei invitarli a tenerci uniti tra di noi, come già in parte facciamo, attorno alla parola di Dio, con la preghiera, ma soprattutto sostenendoci. E qui non soltanto siamo invitati noi sacerdoti, io e Don Luca, a tenerci il rapporto con la comunità, ma anche i semplici laici tra di loro possono trovare tanti modi per sostenersi prima di tutto a livello umano e poi anche a livello cristiano di fede. Sarebbe bello che tutte le comunità familiari si ritrovassero con i bambini per riflettere insieme sul messaggio catechistico. Ci salutiamo spesso con molti di voi attraverso quello che è il piccolo messaggio sul Vangelo della Domenica, attraverso questa modalità che abbiamo con i genitori, con i ragazzi del catechismo, eccetera, e con tanti amici. E poi però penso a tante persone che non sono riuscito a raggiungere. Certo, alcuni malati che conosco, con cui c'è un rapporto, lo faccio attraverso il telefono, ma a tante altre persone che avevamo più occasione per incontrarci, adesso abbiamo questa modalità, con la speranza di ritrovarci, anche ritrovarci per scambiare quelle luci, quelle tracce di luce che siamo riusciti a raccogliere in questo tempo perché non vada perduto, perché ci ritroviamo veramente rinnovati, un vero passaggio pasquale, rinnovati da questo tempo. Tanto un abbraccio grande di speranza e di bene per tutti. E poi mi sembra bello quello che hai detto tu Fausto adesso, no? Che tutto questo non può lasciarci indifferenti, non può lasciarci come eravamo, ma che davvero insieme impariamo a costruire una comunità, la nostra comunità e la comunità del nostro paese, dei nostri paesi, del nostro mondo, davvero in una maniera diversa, davvero in una maniera più bella, più attenta, ecco, nei confronti di tutto, del creato, delle persone. Ma con grande piacere saluto i parrocchiani di San Giovanni Battista, proprio perché per quello che dicevi tu Don Fausto saluto come dire tutti quanti coloro ci ascoltano, ecco, perché veramente questo è un tempo di fratellanza universale. Quello che mi piacerebbe dire è questo, ecco, in questo tempo dove soffriamo, dove siamo preoccupati, dove viviamo anche delle perdite durissime, però forse, come dire, sta nascendo, rinascendo, risvegliandosi come se fosse una grande primavera, la nostra umanità, il meglio della nostra umanità. E allora sembra paradossale, ma sento che questo tempo è anche un tempo di salvezza, proprio perché recuperiamo dimensioni bellissime del nostro umano. Ecco, questo è quello che vorrei consegnare, condividere
e continuare a vivere insieme. I miei parrocchiani in modo particolare, un abbraccio, vi sono vicino, rimaniamo uniti nella preghiera, ecco, per le persone di Moneglia, lo sanno, alle ore 18 tutti i giorni io celebro la messa e ho chiesto proprio che ogni persona si unisca spiritualmente a questo momento dell'Eucaristia. E quindi rimaniamo uniti proprio nell'Eucaristia, visto che in questi momenti, in questi giorni non possiamo ricevere la comunione, però facciamo la comunione spirituale nella celebrazione dell'Eucaristia. E mi viene in mente come questi giorni di clausura, anche di assenza del rito a livello liturgico, possano veramente farci riscoprire che il primo rito che Dio ha verso di noi è proprio il suo amore gratuito, e di questo amore noi dobbiamo rendere partecipi noi e i nostri fratelli. L'augurio che mi faccio come liturgista, tra virgolette, passami questo termine, è il tuo, è che al ritorno delle nostre assemblee possiamo recuperare veramente la bellezza, la forza, la potenza del rito e in particolare della celebrazione eucaristica. Ecco, vorrei davvero, ringrazio Telepace che ci permette anche di raggiungerci a vicenda. Ne approfitterei anche per salutare i parrocchiani di Acero, i parrocchiani di Belpiano, i parrocchiani di Temossi, anche e soprattutto gli ammalati che abbiamo a Temossi. Saluterei anche i parrocchiani di Brizzolara, gli anziani soprattutto di Brizzolara, gente abbastanza devota. E poi saluto anche la comunità di Carelli. Sono persone davvero che sentono anche la mancanza di un momento di trovarci assieme a pregare. Ne approfitterei anche per salutare gli amici di Mezzanico Alto con cui viviamo l'Eucaristia Domenicale ogni giorno nelle condizioni normali. Io vorrei allora augurare la buona Pasqua a tutti quanti. Sentire che questo è il momento in cui ci è chiesto di vivere la fede, non aspettare che tutto finisca per poter riprendere il cammino, ma questo è il tempo della prova, è il tempo della fede. Quindi da poveri chiediamo davvero la grazia di essere animati dallo Spirito del Signore del Risorto, nei modi in cui ci è possibile il Signore provvederà, però crediamo che questo è il tempo della fede. Vorrei salutare soprattutto coloro che sono più isolati, magari le nostre persone più anziane. Spero che questo saluto vi raggiunga e che se per caso aveste bisogno di qualcosa, di chiamare in parrocchia, di cercare di, anche tramite vicini, di rivolgerci, cercarci, in qualche modo vorremmo essere vicini a tutti. E quindi buona Pasqua a tutti gli ascoltatori e a tutti i parrocchiani. Buona Pasqua a tutti, asciutti e bagnati ed asciutti. Tanti auguri di buona Pasqua a tutti, una Pasqua migliore. Senza virus. Senza virus. Una Pasqua senza virus. Buona Pasqua a tutti, io ho avuto la fortuna di averli conosciuti. Buona Pasqua a tutti i confratelli e alle comunità, e ci custodiamo gli uni gli altri nella preghiera. Auguri. Dai. Buona Pasqua a tutti quanti, ne ricordo che c'è Devo. Bello. Don, un augurio di buona Pasqua. Un augurio grande di buona Pasqua, cominciando dal nostro Vescovo, a tutti i presbiteri della diocesi, a tutte le comunità, specialmente quelle dove noi abbiamo fatto servizio pastorale. Grazie di tutto quello che fate per noi e noi ricambiamo con la preghiera. Buona Pasqua!